Dopo le celebrazioni del secondo anniversario del sisma nelle zone terremotate, si guarda al turismo e allo sport come volano per la ripresa. La nostra inviata è Gemma Giovannelli. È un bellissimo tracciato, è un bel gruppo veramente. Mi sto divertendo. Si pratica con una tavola più lunga del classico skateboard e consiste nell'affrontare strade di montagna ben asfaltate in discesa sulle quali il rider fa scivolare e derapare la propria tavola. Questa strada è bellissima, un panorama stupendo e personalmente ho iniziato a skatearla già alle prime armi. Spettacolo, brividi e divertimento sulla strada panoramica del Terminillo. Qui riders arrivati da ogni parte d'Italia si sono dati appuntamento per la prima edizione del Termin Hill, il downhill di Roma. La partenza quota 1900 metri, un dislivello di 200 metri, con i riders che hanno raggiunto una velocità di 70 km orari. Qui al Termino sono 2,5 km, ci sono 5 tornanti e 6 curve e dei rettilini dove si può prendere un po' più di velocità. In qualche modo possono scendere sia le persone più esperte che meno esperte, quindi è un ottimo evento, direi, da avere nel Lazio. Il downhill skateboarding, disciplina riconosciuta ufficialmente dal CONI nel 2012, arrivata dall'altra parte dell'oceano, raccoglie sempre più appassionati in Italia, con il Terminillo che offre una scenografia unica e indimenticabile e il territorio reatino che riparte dopo il sisma anche con il turismo sportivo. Queste montagne sono tra le più belle del Lazio, ragazzi. Veniamo qui da diverso tempo, siamo sempre stati affezionati e devo dire che è una soddisfazione incredibile riuscire a skatearcele in strada chiusa, sicura e con tutta questa bella gente.